Mi chiamo Giovanni Macri, sono un medico chirurgo specialista in odontostomatologia. Di professione faccio il dentista. Non sono nato a Bergamo perché sono di origini calabresi, però sono di dotazione bergamasca perché vivo a Via San Vigilio. Tutto nasce quando nel lontano 85-86, in quegli anni, ero fidanzato con una ragazza, tuttora che è mia moglie, di Bergamo, e nel pianerottolo vicino una signora mi dice: "Lei è medico, guardi, ci sono dei posti liberi alla ASL di Trescore e di Grumello." E io mi sono detto: perché no, cominciamo. E sono andato a fare il dentista presso la Mutua, come si dice a quei tempi. Dopodiché ho aperto un piccolo studiolo a Castelli Calepio e poi c'è stata una svolta. Io sono melomane, mi piace l'opera lirica, quindi seguivo Katia Ricciarelli. A un certo punto si presenta nel mio studio e mi dice: "Gianni, io mi devo sposare con Pippo Baudo, abbiamo bisogno di sistemare un po' qualcosa ai nostri denti." Immaginate qual era la mia tensione in quel momento, avevo solo 25-26 anni. A quel punto ho fatto una scelta, ho detto: o mi butto, o lo faccio io, o mi appoggio a un mio collega più esperto, più grande, che ha più esperienza. Se l'avessi fatto, probabilmente non sarei arrivato dove sono arrivato adesso. Sono diventato dottor Sorriso perché dopo questi due personaggi che negli anni 80 erano considerati come il re e la regina, mi sono occupato anche di altri personaggi televisivi. E a un certo punto mi sono reso conto che un sorriso può essere bello a vedersi, visu, ma non risultare tale quando ripreso dalle telecamere o dalle cineprese per i film. Nell'era di Facebook, nell'era dei social, tutti noi possiamo essere oggetti passivi di riprese televisive, tutti noi facciamo i selfie, tutti noi andiamo su Facebook in diretta adesso. Quindi ormai la telecamera del sorriso non riguarda solo più i personaggi professionisti della televisione, ma riguarda un po' tutti. Ecco perché sta avendo un grande successo. Gino Strada, un mio paziente, Pippo Baudo, Katia Ricciarelli, Chiambretti, Fabio Fazio, Bianca Balti, tantissimi personaggi e poi anche della politica. Mi occupo anche del sociale e mi piace essere il dentista di tutti. Mi sono inventato il dietifricio, un dentifricio che ha un effetto anoressante. Con un determinato tipo di amaro contenuto negli agrumi di Sicilia fa diminuire il senso d'appetito. Faccio anche delle trasmissioni culturali dove mi occupo di filosofia, storia, mi piace certe volte almeno un pomeriggio alla settimana evadere dalla mia professione e passare a pensare ad altro. A Milano c'era un locale storico, si chiamava Royalto, ho deciso di acquistarlo e è stata un po' un'impresa. All'inizio avevo un po' di paura perché non sono un esperto del settore, però piano piano questo locale, che si chiama adesso 55, 55 Milano, è diventato uno dei locali più cool di Milano ed è molto frequentato soprattutto da bergamaschi, perché tutti i miei pazienti, i miei amici di Bergamo mi hanno seguito e quindi piace tantissimo ai bergamaschi. Sembra che mi hanno definito il Bottura dei dentisti, è un riconoscimento internazionale e questo è molto importante per l'economia di tutta l'Italia, ma soprattutto per la regione. Fa piacere pensare che se sei tra i primi al mondo, forse il primo al mondo, però mi piace Dottor Sorriso perché il sorriso è la principale fonte di comunicazione. Prima era lo sguardo, si dice che lo sguardo fosse lo specchio dell'anima. Oggi si può dire che il sorriso è anche lo specchio sia dell'anima ma della salute. Ma nella società di adesso, nella società dei telefonini, dei social, non si mandano gli sguardi, si mandano gli smile, i sorrisi. Quindi il sorriso ha assunto una maggiore importanza rispetto allo sguardo.